Dico sì, ragazzi, che Kojima ha fatto un gioco brutto, ovvero Death Stranding. Ma dire che Abandoned è il gioco horror di Kojima sarebbe un po' come ascoltare questo brano. Noi arriviamo solamente. E dire che il nuovo singolo di Sfera Ebbasta. Ma avete visto quanto fa schifo questa Abandoned? Animazioni legnose, FPS bassi, nonostante ci sia poco a video. E soprattutto, non ci avete fatto caso che quello è un asset da 30 euro acquistabile sullo store Unreal? Dico sì che Kojima qualcuno possa pensare che sia decaduto dopo gli ultimi progetti, ma pensare che Abandoned sia di Kojima significa avere una bassa stima di questo grande game designer. Cavolo, ragazzi! Kojima è il game designer che ha portato la qualità cinematografica all'interno dei videogiochi. È colui che ha rivoluzionato il videogioco dal punto di vista concettuale di come deve essere percepito dal videogiocatore. E questa cagata di Abandoned vi pare davvero prodotta da Kojima? Blue Box Game Studios è un team indie con sede in Olanda. Ha all'attivo un solo gioco brutto, per giunta su Steam mai finito, e venduto a Createch, che ne sta continuando lo sviluppo. Di solito nel panorama PC queste aziende vengono chiamate aziende scam, per intenderci, tipo Claudio Torres. Sta storia di Abandoned sfiora il complottismo più becero, da logo che sarebbe uguale a quello di Sony perché è un quadrato, al fatto che il proprietario, il cognome sia Hideo in turco. In turco, cazzo. Ma mi faccia il piacere, se ne vada! E poi al fatto che abbiano visto la bandiera dell'Olanda nello zaino di Sam Bridge. Cazzo, ragazzi, ma l'avete giocata Death Stranding? E poi comunque, chi se ne fotte se davvero o non davvero di Kojima? Cioè, il punto è davvero che l'informazione, siamo arrivati a questi livelli, l'informazione videoludica è parlare di Kojima. Di cosa ha in mente Kojima quando dopo le tre ne abbiamo di titoli di cui parlare, ce ne sono usciti un fottio di titoli di cui parlare, eppure la stampa, soprattutto quella italiana, più di quella estera, sta spingendo questo tipo di news, cioè al pari di un canale YouTube tipo BlioBlu o dei terapiattisti, non sono diversi, questa stampa specializzata italiana non è diversa dai complottisti che diffondono leggende metropolitane pericolose. Anzi, vai, voglio essere buono. Sono al pari di Novella 2000, di quei giornaletti del cazzo che di gossip che si trovano dal parrucchiere, che non ti danno alcuna informazione nuova, però ti danno quell'informazione che ti intriga e basta. Solo grandi stronzate. La stampa videoludica italiana è come Novella 2000, ti racconta solo grandi stronzate interessanti, ma non ti fa informazione. Blue Box Game Studios e Creative Interactive sono annoiati di tutte queste attenzioni che stanno ricevendo, anche perché fosse che Kojima è dietro Blue Box Game Studios, per questi giochi indie questo tipo di attenzioni possono essere gravemente controproducenti. Alimentare può solo creare danni a questi team che cercano con mille sforzi di rimanere in piedi e portare avanti i loro progetti, che per ovvie ragioni non saranno mai ambiziosi e di qualità come quelli di un AAA. Cioè, se questo gioco non sarà di Kojima, questa azienda si beccherà una shitstorm, ma di quelle pazzesche, e dovrà chiudere i battenti. Quindi la stampa rischia di far male a delle piccole aziende. Basta pensare che fino hanno fatto videogiochi come Godfall, che è un titolo sviluppato da un'azienda sviluppatrice di giochi mobile. Era ambizioso per loro e poi si è scontrata contro tutta questa attenzione mediatica che l'ha portata a essere denigrato dai videogiocatori perché non era all'altezza di un titolo PS5. Ma vogliamo parlare anche di Quantum Error o Returnal, che sono sempre titoli che non sono all'altezza dei grandi AAA e sono scadenti effettivamente, ma perché sono di team che stanno cercando di produrre qualcosa, dei piccoli team indipendenti, che nonostante siano esclusive Sony,
cercano di portare i loro prodotti al meglio delle loro possibilità e di rinnovarsi. E tutta questa attenzione, come se fossero dei AAA, come ho detto nuovamente, controproducente. Quantum Error sarà un gioco pessimo, perché effettivamente il gioco precedente non era un granché, era un brutto, brutto, brutto clone di Dark Souls. Quindi a ragion veduta questo Quantum Error sarà migliore forse del gioco precedente, ma farà ancora schifo. Però tutto questo clamore porterà gente disinteressata a giocare giochi di merda ad acquistare questo titolo e trovarsi la merda tra le mani e boicottare a vita questi team, bruciandole la possibilità di evolversi, di diventare un grande team. Fare questo tipo di informazione è terroristica, può far male a posti di lavoro. E non differiscono da quelli che hanno messo in piedi la bufala di Gianni Morandi che mangia merda, che rischiava di oscurare la carriera di un grande cantante. E un'altra cosa, ultima cosa, e poi chiudo questo video, questo mio sfogo. Molti articoli basati su rumor, purtroppo, rimangono indicizzati nel tempo. Questi siti portano rumor del cazzo infondati, che poi rimangono a vita sul SEO. Quando andiamo a cercare rimangono a vita. Di recente ho cercato informazioni se si sapesse a riguardo di Judgment che arrivasse su PC e ho trovato una news che mi ha detto che è già arrivato su PC Judgment, è arrivato ad aprile del 2020 su PC, quando invece sappiamo che non è vero, cazzo, non è vero. Oppure di recente ho cercato un'altra news per sapere quanti capitoli, mentre lo stavo giocando, quanti capitoli avesse Jedi Fallen Order. E ho trovato solo un sacco di news che mi diceva che non si sanno i capitoli effettivi di Jedi Fallen Order e molto probabilmente un livello si sarebbe chiamato Fight Club. Fight Club, un gioco di Star Wars. Perché effettivamente era un cazzo di rumor. Ma ormai sono passati anni dall'uscita, può essere che non riesco a trovare l'informazione prima di giocarlo, quanti capitoli sono presenti in Jedi Fallen Order? No, perché c'è questa monnezza di articoli basati su rumor indicizzati e rimarranno là. Quindi io vorrei tanto che la stampa italiana, mondiale, iniziasse a farsi un scopo di coscienza, perché non si può continuare a fare una informazione così di merda. Perché io, cazzo, sono appassionato di questo. I videogiochi sono una delle mie più grandi passioni e io vado ghiotto di informazioni, non di puttanate da novella 2000. Poi, per carità, come dico io, ci può stare. E poi novella 2000, chi, cronaca vera, possono esistere come riviste, come esistono le riviste cartacee di gossip, possono esistere le riviste online sui videogiochi basati solo sulle stronzate. Però cazzo, qualcuno nasce, vorrei tanto che qualche sito blasonato diventasse un sito di informazione, vorrei l'Ansa dei videogiochi, vorrei Corriere da Sera dei videogiochi e non solo cronaca vera o fanpage dei videogiochi. Vorrei un sito con informazioni reali e notizie veritiere da cui posso andare e informarmi. E invece alla fine sono dovuto arrivare a creare il sito Cugin proprio perché sono esasperato a queste cose, visto che io nella mia attualmente per informarmi mi vado a sbattere io a chiedere le informazioni alle aziende. Ho detto, visto che ho questo portfolio di informazioni che ricevo per cazzi miei, lo condivido con il pubblico. Peccato che Cugin è una community di ragazzi volontari e quindi non riusciamo a coprire veramente tutte le notizie che abbiamo tra le mani, che la stampa italiana non riesce a coprire o non gli interessa, cioè non è che non riesce, non vuole proprio coprire perché non portano click. Il gioco indie Batora non porta click, quindi non lo stanno seguendo. Daymare 1984 non lo stanno seguendo, tanti titoli non li stanno seguendo, Alex 2, Souls, Sacrifire, non stanno seguendo un cazzo di questi videogiochi. Sunblaze, che è uscito ora, che è un signor gioco, porca puttana, nessuno ne sta parlando di questo bellissimo gioco Sunblaze. Noi di Cugini purtroppo siamo in pochi, non riusciamo a coprirle tutte, però ci proviamo, perché vorremmo che molti siti blasonati che hanno le possibilità, soprattutto finanziarie, copiassero il nostro stile. E soprattutto, se c'è l'ascolto qualcuno che si è rotto i coglioni come me di questa stampa e vuole collaborare con Cugin, cliccate cugin.info e venite a darci una mano a combattere questa guerra, perché io con questa storia di Abandoned Kojima
L'articolo giornaliero di Paolillo su The Last of Us ne ho le palle veramente piena.